Bene ragazzi, sono Beowulfers e sono tornate le mini recensioni. Oggi parleremo di Brawl Out. Che titolo abbiamo tra le mani, signori? Se qualche volta avete giocato nella vostra vita la serie Nintendo Super Smash Bros., allora saprete perfettamente di che tipologia di gioco stiamo parlando. Se invece il nome appena pronunciato non vi dice nulla, beh sappiate che vi siete persi uno dei picchiaduro più interessanti ed originali sul mercato. Super Smash Bros. È un picchiaduro il cui roster dei combattenti è un crossover di personaggi provenienti da diverse saghe, Nintendo e non solo, il cui scopo non è il classico portare a zero la barra della vita dell'avversario, bensì è quello di mandare fuori dal ring il nostro nemico, anzi, i nostri nemici, dato che le battaglie sono caratterizzate anche dalla possibilità di scontrarsi contro altri tre personaggi per un totale di 4 combattenti e tanta confusione e frenesia. Se sto investendo tutto questo tempo nello spiegarvi un gioco che non è Brawl Out, è perché Brawl Out è sostanzialmente un Super Smash Bros. Clone in tutto e per tutto. Anche in Brawl Out avremo un roster di lottatori composto sia da personaggi inediti che da personaggi provenienti da altre saghe, come Joan di Guacamele, giusto per fare un esempio. Anche in Brawl Out avremo come scopo quello di buttare fuori dal ring il nostro avversario o i nostri avversari, visto che anche qui è possibile giocare partite uno contro uno, due o tre avversari. In Brawl Out, come in Super Smash Bros., il gameplay è frenetico, confusionario, ma anche molto divertente. I tasti sono pochi, ma le diverse combinazioni tra direzione ed attacco permettono un buon numero di mosse. Inoltre, ogni personaggio è caratterizzato da abilità uniche e che consentono di vedersela con chiunque, mantenendo le medesime chance di vittoria. Dal punto di vista tecnico, il titolo risulta ben curato graficamente. Ogni cosa a schermo è chiara, l'interfaccia è pulita e i comandi sono responsivi al punto giusto. Bene così. Molto belle le musiche, il tema principale mi è piaciuto davvero molto. Il roster dei personaggi non è molto vario, si parte infatti con soli 8 lottatori, ma altri possono essere sbloccati giocando. Le arene invece mi sono piaciute pur non essendo anch'esse particolarmente numerose o caratteristiche. Brawl Out è un titolo moderno e volto al multiplayer. Mentre si è in attesa di un match online, ci si può infatti allenare, si può giocare in single player o anche vedere qualche replay dei match online di altri giocatori. Inoltre, ogni lottatore può salire di livello, giocando ovviamente i match sia offline che online, offrendo ai player oggetti estetici, titoli e nuove skin man mano che si livella. Brawl Out ha due problemi, uno grosso ed uno molto grosso. Il minore dei due mali è che Brawl Out non ha carisma. Quello che piace di Super Smash Bros. È vedere Super Mario che si mena con Donkey Kong, vedere Zelda affrontare la principessa Peach, o magari Fox prendersela con Pete. Dei personaggi di Brawl Out invece non ce ne può fregare di meno, non hanno insomma quello storico legame che permette al giocatore di divertirsi anche solo per il fatto di poter usare esattamente quel personaggio fuori dal contesto in cui è abituato a usarlo. Ma il più grosso problema di Brawl Out è la totale assenza di giocatori online. Lo starete vedendo a video durante questa recensione. Mi è capitato anche di passare oltre 10 minuti senza trovare uno straccio di avversario. E per un titolo che vive di multiplayer, capirete subito quanto enorme possa essere questo difetto. Brawl Out è un titolo in accesso anticipato, quindi quanto detto può benissimo essere modificato ed i difetti risolti. Se riusciranno a diffondere il loro titolo, i ragazzi della Angry Mob Games potranno dire di aver sfornato un signor Smash Bros. Clone. In caso contrario, dubito che si possa essere felici dei 19,90€ spesi per questo titolo. Non mi rimane altro da dire su Brawl Out. Spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima! Ciao!